La San Benedettese batte 4-1 la Monturanese dilagando nel finale dopo aver sofferto più del previsto contro la penultima della classe, scesa a Riviera concentratissima. Mosconi, senza Viti e Vent'anni indisponibili, rinuncia anche agli acciaccati Traini e Padovani che si siedono in panchina insieme al rientrante Zevi. Per il consueto 4-3-3 con Zuccheri tra i pali, Gorini, Borghetti, Seyemame e Amaranti sulla linea di difesa, Fedeli, Diarra e Baldinini a centrocampo e tridente con Galli, Tozzi, Borzoi e Piccioni. Il tecnico ospite Cardelli per questa difficilissima gara schiera una squadra molto giovane presentando un 4-2-3-1 con Goica tra i pali, Pierantozzi, Rossi, Marzan e Ciccronofri in difesa con Corradini e Spinozzi in copertura, Mancini, Mongello e Mancini Gianmarco sono i tre dietro a Raffaelli, unica punta. Passano appena 2 minuti e la Samb trova il gol, Galli va via sulla destra, cross a rasoterra per Tozzi Borzoi che con un colpo di tacco manda alle spalle di Goica ma viene pescato in posizione irregolare dall'assistente sotto la tribuna ed il direttore di gara annulla. Stessa sorte per Galli all'11esimo che aveva messo in rete dopo aver saltato Goica ma il gol è nell'aria e la Samb lo trova al 13esimo. Piccioni conquista un corner dalla sinistra, Amaranti mette sul primo palo, Galli devia di testa e Rossi interviene maldestramente infilando la propria porta. Le prime avvisaglie che non sarà una partita semplice arrivano subito dopo aver rimesso il pallone a centrocampo perché Mancini lanciato in verticale riesce a superare Zuccheri ma il direttore di gara aveva già fermato il gioco. Al 17esimo Diarra serve Tozzi Borzoi in aria, il bomber rosso-blu si gira bene ma la sua rasoiata esce di poco al lato. La Samb si piace, rallenta il ritmo senza sentire i campanelli di allarme e dopo uno scontro in area rosso-blu tra Fedeli e Marzana al 21esimo sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina con le due squadre in 10 per le cure e 2 giocatori, la Monturanese va vicino al pari quando al 24esimo Raffaeli trova una prateria per lanciare Mongello che si presenta da solo davanti a Zuccheri ma il suo interno destro è sballato e finisce lontano dalla porta rosso-blu. Neanche questo pericolo scuote dal torpore la squadra di Mosconi che viene raggiunta dagli ospiti al 27esimo con Mongello che si fa perdonare l'errore precedente e stavolta dopo aver raccolto un invito di Raffaeli in area di rigore controlla, salta Gorini e di collo pieno manda il pallone sotto la traversa per l'1-1. La Samba a questo punto si sveglia ma sembra avere troppa fretta e commette errori anche banali andando vicina al nuovo vantaggio solo al 38esimo quando Piccioni devia di testa all'altezza del primo palo un corner da destra di Amaranti ma Goica si supera deviando di pugno in angolo. Sembra ormai che si tornerà negli spogliatoi sul risultato di parità ma poi un lampo permette alla Samb di tornare in vantaggio. Piccioni scappa sulla sinistra e centra per la testa di Tozzi Borzoi che anticipa Marzan e infila l'angolino di Goica proprio prima del fischio del primo tempo. Mosconi negli spogliatoi avrà sicuramente avuto da dire qualcosa ai suoi giocatori e dopo il riposo le due squadre tornano in campo con gli stessi 11, la prima a farsi vedere nella ripresa è sempre la squadra rosso-blu al 53esimo, Galli addomestica un cross di Amaranti trasformandolo in assist per Piccioni che trova il modo di girarsi nell'area piccola ma il suo sinistro esce di un soffio. Un minuto dopo ancora il fantasista della Samb manda al lato di testa da 2 passi dopo un'azione insistita in area ospite. Al 55esimo il tecnico di casa richiama Gorini e Diarra per Fiore e Zebi e proprio il neo entrato Fiore al 57esimo commette un'ingenuità che per poco non porta al pari la Monturanese dando via libera a Mongello sulla sinistra. Traversone sul secondo palo che Raffaeli corregge, la palla attraversa tutto lo specchio e la porta senza che nessun giocatore in maglia bianca riesca a mettere in rete, poi Borghetti libera. A fare la partita è sempre la Samb, ma rischiano ancora i rosso-blu al 69esimo quando Raffaeli manda sull'esterno della rete dopo un'azione personale. Lo stesso Raffaeli protesta 5 minuti più tardi quando lanciato verso la porta di Zuccheri viene fermato da Borghetti. L'assistente segnala il fallo, non dello stesso avviso Ciamdal di Macerata che invece assegna l'angolo tra le proteste ospiti. A mettere tutti d'accordo ci pensa Tozzi Borzoi che inizia il suo personalissimo show a 10 minuti alla fine. Lancio di Galli in area di rigore per il bomber rosso-blu che stoppa magistralmente di petto e fulmina l'incolpevole Goica. Lo stesso Tozzi Borzoi dimostra di non essere sazio e dopo altre 2 occasioni mancate di poco all'84esimo su angolo di Amaranti da sinistra stacca più in alto di tutti e con un perentorio colpo di testa mette il sigillo finale sulla partita firmando la sua personale tripletta.
A fine gara il risultato di Cascinare non permette ai rossoblù di festeggiare la promozione in D per la matematica, bisognerà aspettare la prossima settimana la gara contro il Grottammare. Per la Monturanese, che ha anche sperato nell'impresa, resta il rammarico per cui se la squadra avesse mostrato per tutto il campionato la concentrazione vista oggi alla Riviera delle Palme, sicuramente non si troverebbe nella disastrata posizione di classifica attuale.